Buonasera, bentrovati. Anche quest'anno, così secondo una piccola tradizione ormai che è cominciata il meeting da qualche anno, dedichiamo un appuntamento a un, diciamo così, all'aspetto più magmatico dell'arte, cioè l'arte che si sta facendo. In questi giorni avete visto che come ogni anno ci sono appuntamenti dedicati alla grande arte di tutti i tempi, da Schubert a Mozart a Leopardi, Dante, le mostre che avete visto, Stravinsky, e questo in maniera consona all'educazione che Don Giussani ci ha sempre dato di un'attenzione al fenomeno dell'arte come al fenomeno in cui l'umano si esprime in maniera più sintetica, più chiara e più problematica, più drammatica. E allora abbiamo deciso ogni anno di dedicare anche un appuntamento a dare un'occhiata curiosa innanzitutto, quindi attenta, curiosa e anche attenta a cogliere i problemi a quello che è il farsi dell'arte contemporanea. E per questo ho invitato quest'anno alcune persone che sono protagonisti di primissimo piano nell'arte contemporanea italiana, con funzioni diverse e in alcuni casi anche con funzioni anfibie, nel senso che sono al tempo stesso autori d'arte e anche persone che si occupano dell'arte altrui. Ve li presento. Alla mia destra Beatrice Buscaroli, la riconoscete perché è l'unica donna qui, e è storico dell'arte, insegna storia dell'arte moderna e contemporanea all'Università di Bologna, nella sede di Ravenna, e svolge un'attività importante di storica dell'arte e anche di critica militante su vari quotidiani, sul giornale e altri quotidiani, e è autrice di varie monografie dedicate a grandi autori sia del passato che del Novecento. In particolare sta uscendo, credo nei prossimi mesi se non sbaglio, biografia raccontata, che è anche naturalmente uno sguardo all'arte, di Modigliani, e uscirà per Electa. Il signore in fondo è l'editor generale di Electa, che sapete è una grande casa editrice che si dedica in particolare al mondo dell'arte, e oltre a fare questo mestiere di editor, poi magari ci dà qualcosa lui se vuole, è anche lui autore di libri dedicati alla figura di pittori, in particolare è uscito da poco per i tipi di Longanesi questo Lo specchio infranto, che è dedicato a Rembrandt ed è il racconto degli ultimi anni di Rembrandt, quindi un modo di fare critica e di riflettere sull'arte che è anche narrativo, è anche raccontare. Quindi Stefano Zuffi, ve l'ho già presentato rimbalzando dalla professoressa Buscaroli. Poi alla mia destra invece Gianmarco Montesano, che è innanzitutto uno degli artisti italiani più noti e importanti nel mondo, che regolarmente espone nelle migliori gallerie da New York anche in Europa e in Italia. È un pittore molto conosciuto, molto noto, non appartiene a nessuna categoria, magari dirà lui meglio dopo, per fortuna, e oltre a questa importantissima attività di pittore, di artista, affianca a questa un'attività di artista nel teatro, nel senso che è regista teatrale, e poi ci racconterà qualcosa anche di questo. Infine qui alla mia sinistra, l'ho lasciato per ultimo perché è il più amico qui del tavolo, nel senso che il più amico è anche il più rivale, nel senso che è un poeta come me, quasi bravo come me, no scherzo, è un poeta molto importante in Italia oggi, anzi lo ringrazio di essere con noi, è Antonio Riccardi, appunto uno dei più importanti poeti italiani, che oltre a questa sfortuna che condivide con me, fa invece un mestiere vero, un mestiere fisso importante, che è l'editor della Mondadori, quindi è dentro, con una grande responsabilità, dentro la più grande casa editrice italiana, quindi svolge un'attività anche importante di scelta di testi altrui. Ecco, il titolo che abbiamo dato è L'arte tra desiderio dell'infinito e gioco all'infinito, no? Com'è? Arte contemporanea tra desiderio dell'infinito e gioco infinito. Io lascio la parola subito ai nostri ospiti. Inizierà Beatrice Buscaroli. Il titolo è volutamente provocatorio e anche volutamente un po' oscuro,
Io sono molto curioso di sentire i loro contributi. Ho destinato a ciascuno circa 10 minuti, un quarto d'ora, poi eventualmente dopo ci sarà tempo per chi vuole di fare anche qualche domanda. Beatrice. Buonasera. Idealmente continuo una meditazione che avevo iniziato, diciamo, 2 anni fa attraverso l'incontro dell'anno scorso, e idealmente mi ricollego anch'io semplicemente alla parola, solo alla parola infinito, che è presente nel nostro titolo, per mettere insieme alcune considerazioni che non sono considerazioni, diciamo, finali, non sono deduzioni, perché sono più che altro delle domande che io mi pongo e che vorrei condividere con un pubblico come il vostro, che è abituato ad andare più dentro le cose. E ho scelto alcuni autori proprio per trarre alcune citazioni di artisti che mi servono da filo conduttore, perché obiettivamente uno che oggi faccia il nostro mestiere, sia pittore come Montesano, sia critico, devo dire che di fronte alla parola infinito, anche soltanto come tensione ideale o come obiettivo, come orizzonte o come domani, si vergogna, cioè nel senso che pensi che stai facendo un'altra cosa e che nel tuo mestiere non c'è nulla con cui tu puoi neanche pensare di avvicinarti a questa parola. E lo dico per la verità non con, non con amarezza né con cinismo, lo dico proprio constatandolo e pensando che forse se ci si mette insieme qualche cosa potrebbe anche cambiare, ma non c'è dubbio che qualche cosa deve cambiare. Parto da Cézanne. Di Cézanne quest'anno è il centenario della morte, c'è una bella mostra ad Aix-en-Provence, sua città natale, che fa di nuovo vedere, mettendo insieme tanti quadri, proprio la grandezza reale di questo artista. Questo è stato un artista chiave nella storia del Novecento e anche nella storia in fondo di questa fine del Novecento, perché è stato un artista che, pur vivendo nell'ombra, pur avendo pochissima fortuna durante la vita, pur essendo caratterialmente diverso e molto più difficile anche dei suoi contemporanei impressionisti o post-impressionisti, ha avuto la fortuna o comunque ha avuto così in sorte il destino di diventare un modello sia come comportamento che come pittura. Ossia dall'anno della sua morte, 1907, quando nel novembre si aprì un grande Salon d'automne a Parigi con la retrospettiva delle sue opere, tutto il mondo dell'arte si trovò ad avere a che fare con questo modello. E incredibilmente il pubblico, che allora naturalmente era abbastanza diverso dal pubblico, ai frequentatori delle mostre di adesso, anche perché c'era tutta la generazione che avrebbe cambiato l'arte del Novecento a quella mostra, da Matisse a Braque, da Picasso al poeta Rainer Maria Rilke, che proprio a quella mostra volle dedicare una sua riflessione poetica tra le più belle della letteratura sull'arte. Se voi leggete la biografia di Cézanne, Cézanne fino all'ultimo dei suoi giorni, fino al settembre-ottobre, morì nell'ottobre del 1906, continuava a chiedersi che cosa aveva fatto, se aveva raggiunto uno scopo, qual era lo scopo, con una serietà e con un senso proprio del dovere, che noi oggi veramente possiamo prenderlo ormai proprio come una specie di modello etico, perché sono degli esempi di biografia che hanno solo rapporti con l'arte antica, comunque con l'epoca antica. Vi leggo soltanto una frase in cui Cézanne, parlando col pittore, collega e anche teorico dell'arte, Émile Bernard, spiegava che cosa vuol dire essere un pittore. Bisogna essere operai nella propria arte, sapere presto il proprio metodo, essere pittori attraverso le qualità stesse della pittura, servirsi dei materiali. Questa idea proprio della fatica e della quotidianità di un dovere è una delle cose più toccanti nella biografia di Cézanne. Lavorare senza preoccuparsi di nulla e diventare forti, questo è lo scopo dell'artista. Le res ne vaut pas le mots de Cambron, come dice lui. Di tutto questo che cosa è rimasto al nostro secolo? Il nostro secolo, considerate molto rapidamente, un personaggio come Montesano è molto importante qui, perché non è solo uno dei più grandi artisti italiani, ma è un pittore, parola chiave di questo discorso, perché la pittura nel nostro secolo ha avuto appunto la sventura di essere dichiarata morta diverse volte
e continuamente ci si è dovuti rendere conto che per amore o per forza i pittori continuavano a dipingere. Quindi pur essendo sopravvissuta benché morta, e voi lo potete leggere in un sacco di, scritti di critici d'arte, o lo potete vedere per esempio in un movimento come la bad painting, che nasce proprio per dimostrare al mondo che la pittura sopravvive ma è fatta male, coi soggetti peggiori, cercando di conquistare un mercato apparentemente diverso, mentre invece dopo si è incanalata naturalmente nel mercato, diciamo, che il sistema odierno delle cose, che poi è un sistema non particolarmente dissimile da quello antico, ha consentito, le ha consentito. Quindi il problema di oggi è un problema che sentiamo tutti noi critici d'arte, noi professori di scuola o di università o di liceo, perché non c'è più nulla che distingua questa bottiglia d'acqua fatta da me o questa bottiglia d'acqua fatta da un artista ed esposta in un museo. Come appunto ebbi occasione di citare rapidamente l'anno scorso, voi sapete tutti che questo sistema nasce coi primi del Novecento, con l'erisione, la derisione, con le avanguardie che volevano spezzare invece il sistema, diciamo così, autoritario e museale dell'oggetto considerato dentro la sua aura cornice, e quindi cominciarono a mettere gli oggetti trovati, i famosi ready made, dalle pissoir alle porte eccetera, nei musei. Ma questo era ancora un gioco, diciamo, un gioco piuttosto intelligente e ironico, che avveniva tra il 1911 e il 1920, quindi è passato quasi un secolo, che aveva personaggi straordinari dietro le spalle, come per esempio Duchamp. Noi ci siamo trovati invece in un secolo che ha continuato la distruzione di questo sistema linguistico, che una volta naturalmente era un sistema che faceva comprendere a tutti l'arte, al punto che oggi voi trovate per esempio un libro nella letteratura divulgativa americana, perché un dipinto è come una pizza. La cosa veramente interessante di questo libro è che nella didascalia delle foto, sotto la fotografia della pizza, c'è scritto pizza. Io pensavo che per esempio avrebbero sottointeso che qualunque lettore riconosceva la pizza posta come confronto rispetto alle opere d'arte. E invece, essendo poi peraltro americani, hanno messo la loro bella didascalia con scritto pizza with vegetable toppings. Allora, in questo libro c'è scritta, al capitolo 9 c'è una domanda, perché ci sono delle domande e risposte che possono essere risolte con una domanda breve, una risposta breve o una risposta lunga. Alla risposta: come puoi spiegare a qualcuno che quell'oggetto nell'angolo è una scultura moderna oppure è il monitor dell'umidità? Risposta: delle volte tu non puoi, ma questo può essere il punto di vista dell'artista. Nella risposta più lunga, la critica d'arte spiega che probabilmente questa, diciamo, momentanea distruzione del confine tra arte e vita, e notate la novità, è una cosa che può essere usata per studiare per alcuni secondi in più il lavoro, oppure addirittura per trasformare la nostra visione del mondo. Quindi voi capite che l'uso delle parole, che ormai è inscindibile rispetto a un'arte contemporanea che si è staccata non soltanto dalla vita, ma si è staccata soprattutto dalla nostra possibilità di discernerla, è accompagnata anche da testi che sono abbastanza impressionanti. Credo che noi in Italia non siamo mai arrivati a questo, infatti volevo proporti di tradurre. Però questo è il confine verso il quale stiamo andando. Arthur Danto, che è un filosofo americano importante e che ha dedicato tutti, diciamo, chi si occupa d'arte lo conosce perché comunque ha potuto incontrarlo, ha dedicato un saggio molto importante, avendo cominciato a occuparsi dagli anni Ottanta di arte contemporanea, sulla critica d'arte dopo la morte dell'arte. Voi sapete che, diciamo, l'espressione morte dell'arte, al di là della pittura o al di là delle morti successive, è stata usata per la prima volta da Hegel nel 1828, quindi è ben più di un secolo che ci sia a che fare, quasi due, e questo saggio molto bello in cui lui introduce l'argomento dicendo: io mi sono cominciato a occupare d'arte dopo che ho capito che l'arte è morta. Che cosa succede? Si chiede
come fa un visitatore a fare una differenza tra il Brillo Box, che per gli americani è la scatola di detersivo che usava Andy Warhol nelle sue installazioni, cioè la scatola il box del detersivo Brillo, come si fa a distinguere la scatola che compriamo nei supermercati dalla scatola usata dall'artista? Ed è un problema molto interessante, perché Danto se lo pone dal punto di vista proprio ontologico e filosofico, non dal punto di vista, diciamo, del libro che vi ho citato prima, del minimo quesito di un visitatore di museo o di mostra. E secondo Danto non esiste la possibilità che una critica d'arte dia una risposta in questo senso, nella differenza che c'è appunto tra, può essere il detersivo, può essere la zuppa Campbell, tra l'oggetto reale e la sua ricontestualizzazione in un altro ambito, ma è soltanto un compito che può essere svolto dalla filosofia dell'arte. E aggiunge una cosa molto, molto, molto seria e a mio parere molto pericolosa, che al giorno d'oggi questo tipo di oggetto d'arte non è più autosufficiente, cioè ha bisogno di essere spiegato. Quindi la libertà presunta che l'artista ha conquistato poi convive con questa necessità che un altro, che il critico, dice lui, spieghi che cosa vuol dire. E lui dice: da questo la proliferazione di saggi, di scritti. Noi adesso assistiamo in Italia, Montesano lo constaterà nello stesso modo in cui lo vedo io, addirittura lo stesso artista che molto spesso si presenta e spiega il suo lavoro attraverso un altro testo. Io una volta ho detto a un artista: ma scusa, tu spiegando e scrivendo che cosa significa il tuo lavoro, non stai delegittimando il linguaggio primo che tu usi? E lui non ha saputo rispondermi, perché obiettivamente era una domanda che lui non si aspettava. Diceva: io devo spiegare quello che faccio. E io ho detto: ma tutti gli artisti in tutti i secoli hanno ritenuto appunto di spiegare quello che fanno attraverso le immagini. Queste, come vi dico, sono domande e non risposte, però sono domande che agiscono all'interno di un sistema che, a forza di essere colpito, è stato realmente demolito, ma è stato demolito a favore di un nulla, non a favore di qualche cosa. Ossia, negli anni 70, e questo Danto ve lo spiega molto bene, la lotta contro la pittura era una lotta ideologica molto forte in tutto il mondo, contro l'idea di genio, contro l'idea di capolavoro, contro l'idea proprio, diciamo, apparentemente così capitalistica dell'oggetto d'arte comprato, prezioso, messo dentro il museo. Con il risultato che questo sistema, diciamo, di azzeramento di valori ha portato all'eliminazione di una gran parte, diciamo, del compratore di una volta. Cioè, anche il borghese o il grande, insomma, il lavoratore normale alla fine dell'Ottocento e nel Novecento, adesso guerre a parte, poteva comprarsi un'opera d'arte. A questo punto questa lotta continua e questa creazione di nuovi parametri, a cui non è seguita una creazione di un nuovo sistema di significati, ha creato la distruzione di un certo passaggio, tant'è che gli artisti contemporanei importanti nel mondo, quelli che, per dirvi, fanno il Papa con il fulminato, o quelli che fanno l'asino in formalina, che è un artista di cui dopo vi citerò una frase, saltano il passaggio del mercato e passano direttamente dalla creazione dell'opera al museo. Quindi è un sistema che ha, diciamo, eliminato tutti noi, per così dire, e ha creato un rapporto diretto tra i grandi galleristi, i musei e i creatori. Questo Damien Hirst, che è l'artista che alcuni anni fa alla Biennale fece la grande farmacia con tutte le medicine, è proprio, viene sponsorizzato per creare opere che vanno direttamente all'interno dei musei. Ma per tornare un momento alla risposta che avrei voluto dare appunto alla signorina autrice del libro sulla pizza, vi leggo una frase interessantissima tratta da alcune interviste che furono fatte ad Andy Warhol. Da un certo punto di vista Andy Warhol è stato il continuatore di quella diciamo linea demistificatrice dell'arte, cioè l'idea, non demistificatrice, ma l'idea che l'arte andava così abbassata a livello popolare, da qui l'uso di tutti gli oggetti quotidiani, la invenzione della cosiddetta popular art e poi l'invenzione di una sorta di ideologia dietro la popular art.
Queste interviste sono molto interessanti perché vi svelano proprio un aspetto del carattere di Andy Warhol completamente sconosciuto e anche così una sua levità, una sua leggerezza, pur essendo diventato, come tutti sapete, uno degli artisti più importanti e più pagati al mondo, sinceramente molto, molto sorprendente. Dice: che cosa pensi, che il mondo dell'arte è morto? Oh sì, essere un imbianchino o un pittore di casa è meglio. Guadagni molto meglio come pittore di casa, $10 all'ora. Voi penserete che è un po' così, è un modo anche di fare, ma invece lui risponde proprio per quello che è. Si sa che non amava le interviste, però a un certo punto continuavano a fargliele tutti insieme finché appunto non si innamorò di questo sistema. Però quello che a me interessa è capire che cosa è stato costruito in questi anni anche di ideologico, anche nel nostro paese. Voi considerate che quando la pop art sbarcò la Biennale di Venezia nel 1964, fu uno scandalo per tutti. Voi pensate che appunto questi oggetti, tutte le cose di casa, le cose rotte eccetera, venivano appese per la prima volta in un museo? Fu uno scandalo che coinvolse sia gli artisti che tutto il pubblico. Il patriarca di Venezia vietò ai religiosi di vedere la mostra, tanto per darvi un'idea. E questo il sistema, diciamo, ideologico che c'è dietro questo uso delle cose nell'arte, no? E anche il fatto di dire, rispondere alla domanda di Danto, come si fa a distinguere una Brillo Box nel supermercato da una usata da Warhol? È vero che tu usi il barattolo di zuppa Campbell perché l'hai mangiata per molto tempo? Oh sì, io ho mangiato zuppa ogni giorno a pranzo per circa 20 anni. Come ti è venuta l'idea delle scatole di Brillo? Le avevo messe tutte una sopra l'altra in casa e a un certo punto aveva deciso praticamente di lavorare su una. E quindi voleva mettere delle zuppe Campbell sopra le scatole di Brillo e dice: I had the boxes already made up. Erano già fatte dentro la sua casa. E poi c'è una domanda bellissima che dice: se qualcuno della Campbell o della Brillo aveva mai cercato di prendere contatto con lui per farne un caso pubblicitario, no? Siamo negli anni 60, non è come adesso. E dice: la Brillo sì, ma la Campbell Soup si è molto arrabbiata, infatti dopo ho cambiato e ho preso il ketchup Heinz. Ecco, questo diciamo è una cosa che fa ridere e non solo, quando voi pensate che per esempio questo stesso intervistatore chiede: did you ever read Marx? Se aveva mai letto Marx? Lui ha risposto: Marx chi? L'unico Marx che conosco è il fabbricante di giocattoli. Allora, che poi noi non conosciamo, ma abbiamo guardato sul vocabolario, se era giusto è giusto. Questo per dirvi, dietro l'idea che c'è, l'arte contemporanea ha questo problema. Noi la guardiamo e pensiamo: che cosa c'è dietro? E dietro c'è questo, cioè dietro c'è il nulla, oppure c'è l'ironia, oppure c'è soltanto una piccolissima constatazione che comunque quello che ha fatto è semplicemente lì, è quello che si vede. Quanti minuti ho ancora? Allora, praticamente ho finito. L'idea è questa: se si va bene a guardare, si svela tutto un sistema che apparentemente circonda di significati l'arte contemporanea e che invece non ce l'ha. A questo punto a noi cosa resta? Questo che a me fa abbastanza impressione. Resta il fatto di continuare a pensare a che cosa vuole dire l'arte. E adesso vi voglio rovinare la serata citandovi una frase di Damien Hirst, che probabilmente sul piano economico è uno dei massimi artisti al mondo. E vi dico, non ha neanche 40 anni, è quello che ha fatto alcune opere famosissime, appunto tra cui questi animali sezionati e conservati in forma linea, eccetera. È un artista che ha fatto una serie di conversazioni, manuale per giovani artisti, l'arte raccontata da Damien Hirst, abbastanza impressionanti su quello che dice. Scusate, io vi leggo con me, tanto siete grandi e ci sono quelle che ai miei tempi si chiamavano parolacce, che adesso poi non lo sono. Che cos'è la grande arte? La grande arte è quella che ti fa fermare quando giri l'angolo e dire: cazzo, cos'è?
e quando ti trovi davanti a un oggetto con cui hai un rapporto personale, fondamentale, stretto, e capisci qualcosa sull'essere vivi che non avevi mai capito prima. È per questo che la gente con molto denaro vuole possederla, è per questo che vale così tanti soldi del cazzo, ma non è così, vogliono possederla ma non ci riescono. Butta soldi nell'arte, non riceverai niente in cambio. In queste 6 righe voi vedete condensato tutto il pensiero, diciamo, politico, ideologico legato all'arte contemporanea del Novecento, cioè l'offesa, diciamo, al sistema di valori con il quale uno come Damien Hirst a 35 anni può pubblicare un libro in italiano, e al tempo stesso una definizione dell'arte che non vuole dire assolutamente nulla, nel senso che a nostro parere, e spero anche vostro, l'arte non è una cosa che ti fa voltare e dici cazzo per strada, ma a questo punto vi leggo un'altra definizione e poi dopo a loro spetta il compito di raccogliere i cocci di tutto quello che io ho distrutto. Il direttore di una delle riviste d'arte più importanti nel mondo dell'arte europea, non soltanto italiana, proprio in questo numero di agosto, in questo numero estivo, si trova di nuovo a dover dare la definizione di che cos'è l'arte, che ormai sembra una cosa che appunto si fa tutte le volte che si beve un bicchiere d'acqua. E nella risposta che lui dà a un lettore, questo direttore, che insomma è un personaggio famosissimo, un leader carismatico dell'arte contemporanea negli ultimi 30 anni, dà questa definizione a una persona che gli chiede perché gli escrementi, le cose eccetera sono oggi diventati arte. Le urine, gli escrementi, il vomito, il pattume vario, è la domanda. Risposta: e se è diventata arte, anzi un capolavoro cult, un urinatoio grazie a Duchamp, perché non può esserlo un'opera di Cattelan o di Damien Hirst? Ma lo sai che l'arte non è una rivelazione divina, bensì una convenzione intellettuale i cui parametri si modificano attraverso gli input dello spirito del tempo? Allora, io quando ho letto questa risposta ho passato 24 ore di malumore e poi ho pensato di condividerli con voi, perché questa è proprio la spocchia di questo sistema che ritiene di sapere che cosa è l'arte, discettando e dicendo non è questo e quello, e parla in questo linguaggio. Voi sentite: convenzione intellettuale i cui parametri si modificano attraverso gli input dello spirito del tempo. E poi concludo con un piccolo aneddoto che ho trovato in questa intervista. Quando lui espose Damien Hirst queste scansie sulle quali si appoggiavano i flaconi di medicine, questa cosa che è stato un avvenimento molto importante nel mondo dell'arte, perché ha dato poi origine a un ristorante famosissimo a Londra che si chiama Pharmacy, lui vide che una signora stava contemplando la sua opera in un museo. E la signora era abbastanza interessata, racconta Hirst, dice: non era una esperta d'arte, ma continuava a osservare le medicine. Dopodiché lui le si rivolge e le chiede perché lei si è interessata a guardare questa cosa. E lei dice: non c'è ordine. Era un'infermiera che cercava di vedere se, come usa negli ospedali, il sonnifero è vicino al sonnifero oppure era vicino. Allora lui spiega, però, nella sua spiegazione, era una persona che non si intendeva d'arte. Voi capite che questa è malafede, nel senso che lui vuole essere osservato dalla infermiera che non capisce d'arte, ma e dice che bisogna voltarsi e dire che bello, che cos'è quell'oggetto, ma quando l'infermiera ritrova e ricerca il suo ordine naturale di flaconi di medicine per guardare nel suo armadietto come li metteva lei, lui dice: non si intende d'arte. Quindi il sistema, diciamo così, autoritario, concettuale, teoricamente culturale, che loro hanno cercato di distruggere per interpretare le loro opere, lo vogliono ancora. Grazie alla professoressa Buscaroli.
Gianmarco. Buonasera, quello che io dirò non ha significato critico, non è il mio ruolo, non ne sarei capace. Sono un artista contemporaneo, dunque la mia voce viene dall'interno del sistema dell'arte. È una voce della dissidenza, perché all'interno del sistema dell'arte io sono oggettivamente complice, soggettivamente prigioniero. È una contraddizione. È una contraddizione che mi ha guastato la festa fin dall'inizio. Non sono mai riuscito a risolverla, ma questo però non mi impedisce di dire la verità. La verità di quello che io posso aver capito. Dunque, l'arte contemporanea come desiderio di infinito o come gioco infinito. La questione è posta in modo da lasciar pensare che si tratti di una coppia d'opposti. Infatti, attribuendo al gioco la connotazione futile del senso comune, lo si pensa come assenza del significato trascendentale, dunque contrapposto alla presenza del significato trascendentale implicito nel desiderio di infinito. Ecco perché vi chiedo di perdonare se, per affrontare l'argomento, non ho trovato niente di meglio che servirmi di un gioco, tra riferimenti diversi, facendo intervenire un'altra celebre coppia di opposti, Michele e Lucifero. Come sapete, la tradizione narra che tra le tante espressioni della sua infinita potenza, Dio amasse particolarmente due angeli, Michele e Lucifero. Quest'ultimo, colui che porta la luce, illuminava man mano le forme di vita che Dio creava. Illuminandole, Lucifero traeva le forme dal buio cosmico e, guardando la vita nascere visivamente, per mezzo della sua luce pensò di essere lui stesso il creatore delle forme, pensò di essere Dio. In questa sceneggiatura, l'errore di Lucifero è la metafora trasparente dell'arte contemporanea. Arte contemporanea che oggi non è più un termine generico che definisce il lavoro degli artisti, ma molto concretamente un sistema complesso e autoreferenziale, governato da un postulato critico-teorico delle pretese universali. Due punti. Il cielo è caduto sulla terra. In questa pura immanenza la sacralità non è più altrove, per esempio nella tensione tra fede e ragione, ma è del tutto immanente all'arte stessa, non più arte sacra relegata alla periferia dei valori critici, ma sacralità dell'arte. Tralascio per brevità la cronaca di tutte le mostre pubbliche allestite in questi anni per rendere esplicito questo postulato. Ricordo solo che proprio in questi giorni ne abbiamo una in corso a Trento. Il titolo? La sacralità dell'arte. Se dunque è l'arte ad essere sacra in quanto tale, si comprende come gli artisti contemporanei divengano sacerdoti di una strana religione, sincretica, confusa e non priva di connotati patologici. Una religione il cui centro è costituito dall'ego ipertrofico dei soggetti. Tutto ciò che si produce all'interno del sistema deve essere creduto. Si crede a tutto poiché il sistema proclama la sacralità dell'arte in quanto tale. Questo credere a tutto, peggiore della negazione del vecchio ateismo modernista, anestetizza qualsiasi tensione con l'irresponsabilità di un'immaginazione indifferenziata di segni, oggetti e comportamenti, sempre intercambiabili e giocabili. Eppure questo non è un gioco. Anche quando le espressioni oggettive del contemporaneo, ludiche, trasgressive, paradossali e così via, sembrano gioco o prendersi gioco, non sono mai giocose, perché i soggetti, gli artisti, non giocano mai. Al contrario, serissimi puntano dritto all'assoluto, un assoluto del tutto mondano, che afferma e conferma la loro sacralità soggettiva, immaginativa e disperante.
l'arte contemporanea, osservata nelle sue figure maggiori, quelle di cui Luscaroli parlava, intesa come sistema internazionale, non gioca, ma grida non tanto il desiderio quanto la voglia di un infinito che, come cattiva passione, è un cattivo infinito, cioè dismisura. A questo punto ricordiamoci di Michele, il cui nome è una domanda, Michael, chi come Dio. Ed ecco la contrapposizione iniziale. Michele ci restituisce la domanda che è coscienza del limite. Ma quando ormai l'immaginare senza limiti offre estasi creative allucinate, che vanno dalle zuppe a... Perduta la domanda, come ritrovare Michele oggi nel contemporaneo? Io non lo so, ma credo sia necessario tentare. Per tentare di ritrovare la domanda, la coscienza del limite, ritrovando così l'intuizione forte di appartenere ad un respiro più grande di tutti i nostri sospiri soggettivi, dovremo affrontare uno scandalo. Due punti. La svalutazione dell'arte contemporanea. Non mi riferisco agli effetti speciali di natura economica. Intendo dire una svalutazione concettuale e poetica, se volete ontologica. Una svalutazione che non significa rifiuto del presente e non predica nessun patetico ritorno al passato. Al contrario, questa svalutazione si propone come eversiva, come distruzione del cattivo infinito e restituzione del limite. Ma come fare? Come procedere? Probabilmente elaborando un concetto anch'esso scandaloso. Due punti. La grande arte è sempre minore. Anche in questo caso non mi riferisco alla notorietà, alle fortune mondane di mercato degli artisti. Mi riferisco all'intenzione che anima colui che agisce in quanto artista. Cerco di spiegare meglio servendomi di un esempio. Di una eccezione che si pone all'epifania del moderno, all'inizio della dismisura. Cézanne. Non solo Cézanne scrive «odio l'immaginativo», quasi ad intuire la brutta piega verso il cattivo infinito, ma aggiunge «che mi diano un muro di chiesa, una sala d'ospedale o di municipio e mi dicano «ecco, dipingete un matrimonio, la raccolta del grano, le mele». Grande arte in tonalità minore. Non è certamente Cézanne artista minore secondo il senso comune. Certamente la sua opera non è minore nel mondo e nel mercato. No. Questo minore, che si scrive con l'iniziale maiuscola, è nel soffio, come dire, di giocosa semplicità che anima l'intenzione di Cézanne, che giustifica la sua posizione d'artista. Una distanza incolmabile separa questa posizione minore dalle trascendenze egocentriche e capricciose che nel contemporaneo concupiscono un cattivo infinito, intenzioni sempre espresse in tonalità maggiore, la tonalità della voglia di primato e di potere. Detto questo, ed è una contraddizione mia personale, come ho detto, complice e prigioniero dentro questa storia, eppure, se l'arte, la grande arte, riuscirà ad ascoltare se stessa in tonalità minore, allora proprio l'arte, così inutile, così morta, potrebbe costituirsi come nuova, inedita teodicea per liberare Dio dalla tristezza storica, da Giobbe ai nostri giorni, dei rimproveri, delle accuse, generate dalla dismisura,
da quel cattivo infinito che produce continuamente una cattiva domanda, insoluta e disperante. Perché il male, il dolore nella tua creazione, Signore? La tonalità minore è la tonalità della ragione umile, dunque fiduciosa. È la tonalità del presentimento che l'infinito, manifestandosi, rivelerà anche il senso di questo mistero che per noi, per la nostra finitudine, resta il mistero più doloroso. Grazie. Grazie a Gianmarco Montesano anche per la sincerità del suo intervento. Antonio Riccardi. Buonasera a tutti. Allora sì, come diceva Davide prima, io scrivo poesie, ma poi ho un mestiere, come capita spesso a chi si occupa di letteratura, e cioè mi occupo di libri e scelgo i libri degli altri, che è un lavoro divertente, bizzarro, perché ha a che fare con le particolarità, vorrei dire anche con le psicopatologie degli scrittori, ma insomma con le particolarità, diciamo, con il modo strano che gli scrittori hanno di vedere il mondo. Questo è sempre interessante. E vorrei rimanere un po' più sulla superficie, appunto, col mio breve discorsetto, più sulla superficie rispetto ai discorsi precedenti. E perché, sentendo tutto quanto si è detto finora, cercavo di capire quali sono le differenze tra il sistema dell'arte, così come lo è stato definito dalla Buscaroli prima, e il sistema di un'altra arte spesso contiguamente osservata, che è la poesia. Spesso, ripeto, arte, l'arte figurativa principalmente, e la poesia sono state spesso accostate. Celeberrima nel Novecento è l'accostamento che Husserl ne diede nel suo sistema filosofico-metafisico, in modo molto consapevole, molto, come dire, articolato, eccetera, no? Come due linguaggi della trascendenza. Ma rimango sulla superficie e cercavo di capire, perché in realtà gli stessi problemi che riguardano l'arte figurativa, la scultura, eccetera, veramente c'è la poesia. Cioè, quando noi siamo di fronte a un'opera d'arte contemporanea, abbiamo sempre il sospetto che qualcuno ci stia prendendo in giro, spesso il sospetto che qualcuno ci stia prendendo in giro, punto. E però ugualmente spesso sentiamo vibrare di una ricerca profonda quell'opera che ci sta di fronte. A me è piaciuta questa citazione di Damien Hirst, che non conoscevo, cioè conosco Damien Hirst e peraltro anche in certe sue operazioni mi interessa e mi piace, però non conoscevo questa cosa. Io credo tutto sommato che abbia ragione, magari non formulata così, ma insomma una davanti a un'opera d'arte, beh, insomma, dire accidenti, ma che cos'è questa roba? Sembra piovuta da Marte, mi scuote nel profondo, verifica ciò che il mondo è ora, qui e ora, hic et nunc, e mi impone di verificarlo attraverso questo manufatto. Beh, questa cosa qui forse c'è da prenderla in considerazione, è lo stesso atteggiamento che si ha di fronte alla Madonna di Antonello da Messina. Dice, la miseria, cos'è questa cosa? Non sembra possibile che dopo 5 secoli questo Signore, con questa forza vibrante, mi possa dire fermati. Il mondo che tu osservi e osserverai non è più lo stesso perché adesso io ti ho parlato. È una roba, l'opera d'arte è così. E se non è così,
non è opera d'arte. Ha ragione Damien Hirst in un certo senso. Adesso lui banalizza, forse me, e anch'io ho banalizzato, ma probabilmente c'è il modo, secondo questa direttrice, di approfondire davvero qual è la questione di fondo. Allora ritorno al problema. La poesia, insomma l'arte contemporanea. Che cosa deve fare? L'arte contemporanea ha un dovere. Ecco, io in questi pochi minuti vorrei prendere una posizione anche un po' schietta. Cioè, io credo che l'arte non debba giocare mai. Mai. Perché si gioca in un altro modo. Si va sulla spiaggia, si gioca a beach volley, si va al cinema con l'amorosa. Ecco, quella roba lì si fa così. L'arte no. Perché l'arte ha una funzione precisa ed è un dovere quello dell'arte, quello di essere la coscienza inquieta della modernità, della sua modernità, cioè della nostra modernità. Questa funzione o la svolge l'arte sul piano dei linguaggi, la parola, la figurazione, eccetera, o se no nessuno lo fa, quindi deve farlo. Non è che si può supporre che l'arte possa farlo o non farlo, possa andare per farfalle, giocare, fare giochetti. No, 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 zero. Adesso lo dico in modo provocatorio, naturalmente, cioè prendo una posizione molto netta, eccetera. Coscienza inquieta della realtà, della nostra realtà. Particolarmente la poesia cosa deve fare? La poesia ha un piccolissimo compito: tutelare, mantenere, provare la civiltà della lingua, e che non è uno scherzo. Adesso io Rondoni qui ci abbiamo un peso bestiale sulle spalle, fortunatamente non siamo da soli, ma insomma fortunatamente ci possiamo appoggiare su dei giganti che ci hanno preceduto, ma chi ha questo tipo di esperienza lo sa, noi parliamo con gli autori che ci hanno preceduti. Sentiamo di poter interrogare il signor Dante Alighieri chiedendogli delle questioni di fondo della parola, della lingua. Chiediamo al signor Montale, Petrarca, Dante Alighieri, il signor Giacomo Leopardi di darci degli strumenti per l'ora, per qui e adesso. Ecco, questa è una cosa miracolosa dell'arte. Cioè costruire una specie di intelaiatura atemporale in cui chi si occupa di arte entra subito in contatto con chi prima di lui ha svolto quella funzione. Poi c'è un problema della ricezione, il pubblico che cosa fa, però adesso in questo quadernetto che mi sono portato dietro ho trovato un appunto che di qualche tempo fa, di una lettera di Gauguin, che Gauguin scrive nel 1900 a un signore, un critico, Manuel Bibesco, e dice: lo strano e pazzo pubblico che richiede al pittore la più grande originalità possibile e tuttavia lo accetta solo quando gli richiama alla mente altri artisti. Questo è il problema della ricezione. È un puro caso che io abbia questo appunto di Gauguin. È interessante questa cosa. Il problema della ricezione è il problema dell'educazione. Problema. Allora, chi educa a che cosa? Ecco, ultima questione. Gli intermediari. Io faccio l'intermediario di lavoro, cioè faccio l'editore. Non mi occupo solo di poesia, io faccio il direttore editoriale della Mondadori, quindi mi occupo, come è ovvio, di molti libri, molti generi di libri. Però, particolarmente sulla poesia siamo. Il problema dell'intermediario è centrale. Il sistema dell'arte, così come la professoressa Buscaroli lo ha definito, è chiaramente deficitario, c'è un baco interno. Perché? Perché il sistemino dei mercati, musei, eccetera, chiude il cerchio strettamente tra chi produce l'arte e chi la fruisce, escludendo il fruitore. In qualche modo chi tiene il pallino della questione è il mercante, il mercato. E allora siamo sicuri che il mercante pensi all'arte
o pensa a sé, o pensa al mercato, diciamo. È un problema di intermediari. Per gli editori è semplice, particolarmente per la poesia, come sa bene Rondoni, sulla poesia soldi non ce ne sono, nessuno chiede niente, copie se ne vendono, 1.000, 2.000, 3.000, ma un editore non riguarda quante copie di un libro di poesia vende. Per cui l'editore che pubblica libri di poesia lo fa, magari sbagliando, ma scegliendo lui. Dice, questo è un bel libro, voglio pubblicare questo, magari sbaglia, non ha importanza. È fuori da ogni condizionamento per la poesia, parlo della poesia. Però questo avviene. Il sistema, diciamo, dell'intermediario con la poesia è semplice, chiaro. Lì si annidano gli errori, però non è un problema che si annidino gli errori. Meglio così che altrimenti. Grazie. Grazie ad Antonio. Stefano Zuffi. Allora cercherò di prendere esempio da Antonio Riccardi per la brevità, perlomeno. E, però, caspita, quanta carne al fuoco, ragazzi, altro che Damien Hirst, qui carne ce n'è in abbondanza. Mi sento un po' in difficoltà perché parlando per ultimo, spero non per ultimo, spero che ci sia qualche intervento, qualche domanda, qualche curiosità, in teoria dovrei anche in qualche modo tirare delle fila, non so, non credo, non ne sono capace. In parte perché molte delle sollecitazioni che sono venute sono aprono degli scenari immensi, per esempio la questione di paragonare lo shock davanti alla annunciata di Antonella da Messina alla frase di Damien Hirst ci porta di fronte ad un concetto. Come si stabilisce la contemporaneità dell'arte? Perché Antonio Riccardi dice ma io parlo con Dante o con Leopardi e quindi gli sono contemporanei, ci sono contemporanei. Quindi secondo me anche questo tema del stabilire una data, un giorno, una linea al di là della quale si parla di arte contemporanea e al di qua della quale si parla di arte moderna, arte antica, arte non si sa che cosa, tra l'altro ci sono anche delle questioni terminologiche molto particolari che sono completamente diverse tra il senso comune, se noi parliamo di arte moderna, quante persone ci sono qui? 700, 800? Se a ciascuno di voi chiedessi che cos'è l'arte moderna, il primo artista che viene in mente è Picasso, non lo so, o Matisse. Beatrice Buscaroli sa perfettamente che per i ruoli universitari la definizione di arte moderna va dalla scoperta dell'America alla, se non sbaglio, alla Rivoluzione Francese o a Napoleone, questo dipende dalla generosità dei programmi. Quindi niente a che vedere con Matisse o con Picasso o con Klee. Quindi la questione della contemporaneità, ma io direi, perdonatemi, noi pittori, diceva Veronese, si pigliamo le licenze che si pigliano li poeti e ti matti. Quindi anche questo fatto di un'arte che deve preoccuparsi del registro su cui compone il proprio spartito, minore o maggiore, l'arte che deve preoccuparsi se sia un gioco oppure no. Io leggo tutti i giorni un quotidiano, uno solo, la Gazzetta dello Sport. Giuro, è vero, non ridete, è la verità. Allora, la Gazzetta dello Sport, a parte il fatto che mi spiega molte cose sui sistemi, sugli intermediari, sul fatto che il fruitore in realtà, come il tifoso che va allo stadio, viene preso per il naso e così via, la Gazzetta dello Sport mi fa capire che il gioco è una cosa molto importante, è una componente essenziale della nostra vita. Così come l'arte è una componente essenziale della nostra vita. Io credo che sia difficile provare delle emozioni più forti, con buona pace di Antonella da Messina o di Damien Hirst, rispetto a quelle che si vedono nei musei o nei luoghi dove ci sono dei miserevoli oggetti preistorici, dei pezzetti di coccio, dove però c'è l'impronta di una righina, il segno di una manina, un ghirigoro
infantile che non serve a niente e che non ha nessuna funzione pratica, nessun miglioramento nella funzione concreta dell'oggetto. Allora, se quella scodellina lì, quella ciotolina lì, su cui 20.000 anni fa un bruto vestito di pelli malamente conciate perde del tempo e fa fatica e trova lo strumentino saldente di un cinghiale con cui fa quel ghirigoro lì, vuol dire che quel fatto è un fatto importantissimo. Antropologicamente è il momento in cui avviene veramente una evoluzione della specie, in cui quel personaggio là che aveva paura e che sentiva le bestie che gli raspavano intorno alla caverna prende dei colori e dipinge sulla volta della caverna di Lascaux o di Altamira quegli stessi animali che aveva intorno, compie un gesto straordinario, perché è un'interpretazione della realtà, un'interpretazione dei sentimenti, è il desiderio di lasciare una traccia. Ecco, cos'è l'infinito? Dove ci proiettiamo noi? Boh, è una definizione, quella di infinito, che è estremamente problematica. Dante però ce lo dice quando incontra Brunetto Latini e dice: voi mi insegnavate come l'uomo si eterna. E come si eterna l'uomo? Lasciando delle poesie. Brunetto Latini era un poeta, Dante lo trova all'inferno per questioni personali, ma non importa. L'incontro è commovente perché dice: tu mi hai insegnato come l'uomo si eterna, come può affacciarsi sull'infinito. E come si affaccia sull'infinito? Attraverso qualche cosa che non ha una funzione pratica, concreta, diretta, materiale, che può essere il ghirigoro su una ciotola o può essere una poesia, è la stessa cosa, non cambia niente. Quindi io lo so che dovrei essere più nobile e adeguarmi al livello del tavolo e entrare in campo sulla questione dell'arte contemporanea: c'è, non c'è, è morta, è viva, è strangolata, è soffocata, è moribonda. Ma l'arte ci sarà sempre finché c'è l'uomo, perché fa parte della struttura, dell'esigenza dell'uomo. Non è una sovrastruttura, non è una cosa in più, una cosa che si aggiunge. O non dovrebbe essere così, non dovrebbe, ma io sono convinto che sia così, che l'arte faccia parte della natura dell'uomo. E faccia parte nella misura in cui abbiamo bisogno di provare delle emozioni, abbiamo bisogno di provare dei sentimenti, abbiamo bisogno di provare tenerezza, paura. Allora, perché non dire che il cinema è arte? Perché? Che bisogno c'è di dire l'arte è morta perché pochi si dedicano alla pittura? Ma non importa, ci sono altri modi di generare dei sentimenti, di generare delle emozioni. Ce ne sono sempre stati nel corso della storia. Noi vediamo che i materiali, i mezzi, i riferimenti, il linguaggio è una cosa un po' diversa ancora, e la musica ancora è un altro campo, ma quando c'è bisogno di un appoggio di un materiale, si è passati dalla pietra all'affresco, alla tela, alla ceramica, all'oreficeria. Non c'è un canone che ci dica: questi materiali, qualcuno l'ha fatto, Vasari l'ha fatto, queste sono le arti maggiori, queste sono le arti applicate, ma non importa. Il problema o il segreto è quello di generare delle emozioni. L'arte stessa aspira all'infinito, l'arte in sé. L'arte può essere per noi un modo per affacciarci, una finestra, non è la finestra sul mondo come diceva Leon Battista Alberti, forse è proprio la finestra sull'infinito. D'altra parte però l'arte ha molto bisogno di noi, ha enormemente bisogno di un osservatore, ha bisogno di uno spettatore, ha bisogno di un pubblico, altrimenti rimane appunto, sì, nascosta, sepolta, messa sotto la sabbia o messa sotto i millenni, chissà mai quando tornerà fuori. Io sarei molto più preoccupato
rispetto al tema se sia viva o morta l'arte contemporanea, sono molto più preoccupato di fronte al fatto che la gente non va più a visitare i musei, non ci va. Non ci va perché è noioso, perché non è di moda, perché è molto più divertente andare a vedere le mostre, magari le mostre di arte contemporanea, tra l'altro, dove c'è questa dimensione vera o presunta del gioco. Uno vado perché mi diverto. È più divertente Damien Hirst di Antonello da Messina, per un ragazzo, per un giovane, è molto più divertente come gioco. Allora, io semmai spezzerei non delle lance a favore dell'arte contemporanea agonizzante, morta o morente, ma di fronte al fatto che, tra parentesi, proprio in Italia ci sia prevalentemente questa rimozione, dice sì, vabbè, i musei ci sono, ma non mi riguardano, non è cosa mia. Invece forse sapere che è cosa nostra, a proposito di sistemi e di reti, sapere che l'arte è cosa nostra, forse sarebbe interessante, sarebbe utile ridirlo. Grazie, scusate la confusione. Purtroppo i tempi un po' serrati del programma del Miti non ci permettono di fare il dibattito, però questi incontri servono anche per suggerire, non solo attraverso gli argomenti, le tante cose toccate come abbiamo fatto questa sera, ma anche attraverso le indicazioni di persone che sono qui a parlare, delle possibilità di approfondimento, di lavoro, di strumento da riprendere, perché non sono cose che si esauriscono naturalmente nel corso di una oretta di discussione. Io però vorrei lasciarci con una domanda sola, che rilancio qui ai nostri relatori e un po' a tutti noi. Beatrice Buscaoli è partita dicendo, trattando di queste cose e facendo questo mestiere, sembra quasi che quando si pronunci la parola infinito si abbia a che fare qualcosa che non c'entra, che non c'entra più, che non c'entra. Ascoltando gli interventi che avete ascoltato anche voi, mi veniva questa domanda, perché qualcuno ha detto è un sistema che va cambiato, che va in qualche modo messo in questione. E allora che cos'è che può inquietare un sistema veramente? Oppure qualcun altro ha detto che c'è un problema della ricezione. Riconosco qualcosa che un po' so già, ma cos'è che inquieta la nostra ricezione? Cos'è che veramente può inquietare la percezione che hai della realtà? Qualcuno ha detto che la funzione dell'arte è appunto la messa in questione della modernità, la coscienza critica della modernità, ma appunto ancora, che cos'è che può inquietare veramente la modernità, se per modernità si intende quello che sappiamo di noi, quello che presumiamo di sapere di noi oggi, quello che presumiamo di sapere più importante oggi per noi. E ancora, qualcuno ricordava il piccolo segno gratuito, inutile, sull'antico reperto. Che cos'è che muove quel segno? Si chiama infinito. Il soggetto di questa inquietudine, il soggetto che fa questa inquietudine, il soggetto che unicamente può muovere la messa in questione di un sistema, di una ricezione della realtà, di un movimento per cui le cose non sono più appena solo la loro utilità, e ciò che può veramente inquietare fino in fondo la autochiusura o l'autocensura in una certa idea della modernità, in qualsiasi epoca questo avvenga, il soggetto di questa inquietudine si chiama infinito. Perché ciò che inquieta veramente l'uomo si chiama infinito. Nell'arte questo è a fior di pelle. Questo accade a fior di pelle. Accade, come qualcuno ha appena detto, nell'arte in sé. Il fatto stesso che l'arte continui a cercare una propria definizione in cui non si possa sedere, ma di cui possa continuare a vivere, cioè continui a cercare una definizione che continui a inquietarla,
Ecco, questo movimento è l'infinito che c'entra con l'arte, perché il soggetto dell'inquietudine, della vera inquietudine, è l'infinito per cui siamo fatti e di cui in qualche modo nell'arte c'è un segno, per quanto coperto, per quanto bistrattato o per quanto addirittura tentativamente occultato. Ma questa è una domanda che lascio, perché è una domanda che secondo me rimane aperta. Io credo che il soggetto di questa inquietudine che abbiamo toccato, abbiamo come evocato, abbiamo augurato anche, per certi aspetti questa sera, il soggetto di questa inquietudine è proprio l'infinito, che sembrava non c'entrare niente all'inizio. Credo che il risultato più importante di una conferenza come questa, a parte il ringraziamento che devo alle persone che sono venute, che hanno accettato di esporsi, anche avete sentito negli interventi, nessuno ha giocato, cioè non c'è stato nessun minuetto, nessuna autocensura, cioè ognuno ha messo in campo quello che ritiene più urgente per sé in questo momento, e di questo li ringrazio. Oltre, dicevo appunto, a questo ringraziamento, credo che ci sia l'indicazione di un lavoro importante, e soprattutto è il motivo anche per cui si fanno questi incontri, di un lavoro possibile. Buonasera.